Allora, Donato Salzano, segretario dell'Associazione Maurizio Provenza e del Partito Radicale. Donato, decreto Salvini riguardo le prescrizioni. Allora, noi prima di tutto siamo qui per dire no al manifesto protezionista e nazionalista, per dire no alla peste italiana che è diventata già peste europea da tempo, di quelli che erano già buoni a nulla, che hanno aperto la strada ai capaci di tutto, a questi pentaleghisti. Siamo qui per, come sempre, per marciare per lo Stato di diritto, per dire ancora una volta di essere speranza contro la vera speranza, per dire spes contra spem. Riguardo il decreto e le prescrizioni. Questa, come dire, è l'illegalità che continua ad affiorare. Si decreta e si propone illegalità. L'ultimo decreto che ha regolamentato l'immigrazione è stato il decreto di Claudio Martelli, la legge Martelli. Non a caso, radicale, socialista, ancora iscritto al Partito Radicale, perché lui è per lo Stato di diritto. E questo decreto non solo colpisce l'immigrazione, quella che vuole essere legale e che non vuole stare in mano alle mafie, ma colpisce anche tutti noi, perché introduce per la prima volta in questo paese l'abolizione della prescrizione. Ognuno di noi può essere colpito da questa giustizia. Questa è la lotta del Partito Radicale. Il partito di Enzo Tortora, di Leonardo Sciascia, quello della giustizia giusta. E per questo siamo qui, oggi, a marciare. Grazie Donato. Siamo a Salerno al corteo contro il segreto Salvini che proseguirà presso il comune, presso la prefettura, tutti per protestare contro questa legge che ritengono ingiusta e razzista. Tutti antirazzisti. Il corteo prosegue per il corso. Si protesta contro la chiusura dei porti.